L'avrete letto tutti sui giornali, se ne parla mai da ieri. È successo qualcosa, molti lo dicono, il nuovo dissing di Milano tra un sindaco e un giocatore del Milan. Bene, noi non potevamo non collegarci con il giocatore, no, con il giocatore, ma con il sindaco ovviamente. Buongiorno a Marco Ballarini, sindaco di Corbetta. Buongiorno Ballarini. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Buongiorno sindaco. Allora, qualcuno più bravo di me direbbe: ma signor Ballarini, ma cosa mi ha combinato? Signor Ballarini, cosa è successo, sindaco? Ce lo racconti con la sua voce? No, io ve lo racconto, poi mi dite voi cosa ho combinato, nel senso che da diverse settimane Morata abita a Corbetta, esce ovviamente nei locali pubblici e, siccome è una persona disponibile, si presta a fare foto con i tifosi che poi pubblicano sui social. Tante persone hanno iniziato a chiedere, a scrivere a me, a chiamare in comune, così come i giornalisti, dicendo: ma è vero che Morata abita a Corbetta? Per tagliare queste voci, abbiamo fatto un post di benvenuto, molto gentile, molto accogliente, dicendo: benvenuto nella nostra città, benvenuto a Corbetta, che è una città di 20.000 abitanti con 2.000 unità abitative. Non è che abbiamo detto l'indirizzo, no, del giocatore, e quindi abbiamo detto semplicemente il benvenuto. C'è stato un post che è stato apprezzato perché c'erano tutti i commenti positivi, davano tutti il benvenuto: ah, bello, sì, speriamo di vederla in giro, Apprezzato, eccetera, eccetera. Ballarini mi fa fare la battuta. Apprezzato nonostante lo zio Pera che c'era nel post su TikTok. Anche volevo farle complimenti Sì, anche poi per sì, su questo. TikTok, sì, certo, no, ma perché era simpatico, no? Perché era una cosa anche di Ok, cioè, gentilezza, come noi in l'avevamo questi fatto un casi, po' se lo col dice lei, cuore. va bene. No, ma davvero, no? Nel senso che, ma ho visto i commenti dei cittadini, perché comunque l'intento era, Ok, beh, ma no, fermare Morata un po' non l'ha queste presa voci. bene, Il però. E questa poi Morata non l'ha presa bene, però. Cioè, si è un problema po' invece è che lui non l'ha presa stizzito. bene e ha fatto questa storia che, dicendo che avremmo violato la privacy, ma non abbiamo violato nulla, perché lui non ha presentato nessun documento ufficiale. Cioè, io ho saputo che lui abitava a Corbetta da persone a cui l'aveva detto lui, no? Quindi non è che l'ho saputo per il mio ruolo, per altre cose, eccetera, no? Però questo non ha fatto altro che amplificare la notizia che lui fosse a Corbetta, perché se il post era stato comunque ben accettato, ben voluto dai residenti, che erano quelli, cioè, quelli che hanno visto, che hanno visualizzato il post il primo giorno, e circa 7.000 persone, il secondo giorno è stato visto da 700.000 persone. Quindi, diciamo, Ma forse lei mi vuole l'intento di... dire, che Morata va dal panettiere di Corbetta, va al lattaio Corbetta, cioè mi sta dicendo Lui, questo, guardi, va, è stato cioè visto non in vi due sue... bastava Giusy Ferreri all'Esselunga lì di Corbetta, ma volevate anche Morata, no. Guardi che l'Esselunga di Corbetta è proprio il centro di queste cose, perché tra l'altro è stato visto lì, ha fatto delle Ah, foto vedi. con alcuni tifosi, in un altro supermercato, in un ristorante, in un bar, ma è normale, uno abita lì e vuole bere un caffè, esce, no? Cioè, vuole comprare una cosa, esce, penso che sia una questione normale. Poi lui è un personaggio pubblico e quindi viene riconosciuto, mi sembra anche normale questo. Poi è gentile, si presta a fare le foto, è chiaro che poi le pubblicano, poi le persone le vedono, poi chiedono, no? Perché oggi le persone... I malpensanti dicono che Sì. questo l'ha fatto proprio perché lei è interista. Cosa rispondiamo a questa accusa? No, spero di no. Io ho capito che nella sua storia ci fosse un po' di, magari, di problemi personali su di questo momento, e mi è spiaciuto per questo, no? Come tra l'altro sono rimasto davvero molto dispiaciuto e molto amareggiato per la sua reazione Vabbè, ma scusi un attimo, così sindaco, dura, adesso così però lei, sentita. cioè adesso Sì. non lo pubblichi sui social, per favore. Però lei l'indirizzo di Morata lo sa. Prenda, va lì, Certo, lo citofona so. e parlatevene, cioè non potete fare una bella Certo, chiacchiera. ma sì, ma gli ho anche scritto un messaggio dicendo: mi spiace, Corsetto, ma se io mi avessi detto: sindaco, grazie per il benvenuto, ma preferisco che si sappia il meno possibile, puoi cancellare il post, l'avrei oscurato, no? Sicuramente. Ok. Anche perché, ripeto, 2 anni fa ho comprato la casa un'ana, sono usciti gli articoli di giornale, dei giornali locali, dei Ok. giornali, dei quotidiani. Non è successo nulla, no? Anche perché nessuno ha detto quale casa. Io sapevo Beh, benissimo quale fosse, ma son non l'abbiamo poche però, neanche. sindaco, adesso faccio l'avvocato di Morata un po', sono poche in realtà, non è che non siamo a Milano, cioè, quante diceva, 2000 No, case ci ma... sono a Corbetto, 2000 unità abitative, quindi sono poche. Sì, ma lei è un personaggio pubblico. Quanto... Già si sapeva che era Corbetta. Ok. Quanto tempo pensa che ci si metta una volta che esce in macchina dalla casa, una volta che va al bar a bere un caffè, a Va dire: bene, ma quindi in Morata tutta qua? questa situazione, si pente di qualcosa, non si pente di No, nulla? allora, a dire la verità, mi spiace di aver causato a Morata, che tra l'altro,
stimo come calciatore, ma anche come uomo, come persona, magari un dispiacere, no? Dall'altra parte non mi sembra veramente di aver fatto nulla di male, perché non abbiamo violato nessun privacy, non abbiamo fatto niente, che non capisco, cioè questa, cioè, forse lo capisco per la sua situazione, questa reazione. Quindi mi spiace se ho creato lui un problema, non, no? Però la sua reazione così scomposta ha creato poi problemi a me, perché poi i suoi followers hanno iniziato uno storm shit, no? Incredibile, del tutto ingiustificato. Ecco, le chiedo, forse aver fatto quel post poi finale dove mette il logo dell'Inter con la manina ciao, non era forse anche quello un po' però esagerato, no? Chiedo, eh? No, questo, chiedo per un amico. Questo, no. Poi parliamo anche con l'amico e gli lo spieghiamo. Che il problema è che il sindaco non è un personaggio creato con l'intelligenza artificiale, no? O una figura cartonata. Il sindaco è una persona, no? Quindi giustamente fa una cosa con gentilezza, dare un benvenuto di cuore, vede una risposta così scomposta, no? Che genera questa cosa, dice: c'è rimasto allora male, andare, sindaco, dico, c'è rimasto allora male, vai, diciamo, vai. No? C'è rimasto male, male. C'è rimasto male. Mi vai. Dici così, allora devo andare, dico, vabbè, allora ciao, ciao, vai, cosa ti posso fare? Beh, vabbè. Allora, io spero che veramente vi possiate trovare al bar, a questo punto facciamo, fa niente, al bar dell'Esselunga di Corbetta, che diventa appunto ormai Caput Mundi, e, sindaco. Con la Giuse che ci canta una canzone. Perfetto, appunto. Guardi, io la ringrazio comunque per aver spiegato le sue cose. Adesso sentiamo, magari adesso chiamiamo anche Morata, va bene Beatrice, proviamo a sentire se non nel caso, se non lo troviamo al telefono ci facciamo dare l'indirizzo dal sindaco Ballarini. No, scherzo. Sindaco, grazie mille, buon lavoro, buona giornata. Buona giornata, buon lavoro al sindaco di Corbetta Marco Ballarini. Continuiamo con un po' di musica, poi di nuovo qui in diretta su Crystal Radio. Good morning Milano.